Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Oggi ho intenzione di completare tutti gli accampamenti dei succhiaterra. E per farlo però mi servirà l'aiuto di un mostro nuovo, in particolare più che altro per nuotare. Ma non farò anche la base finale, quella nel prossimo episodio magari, perché beh, c'è una bella sorpresina lì alla fine che ci attende. Per prima cosa, dove bisogna andare? Beh, io metterei un bel segnalino da ste parti qua, ma non me lo fa mettere. Allora, potrei farcela veramente ad arrivare qui io. Se vado abbastanza in alto e poi mi butto qui. Eccolo qua. Allora, neutralizza. Ah, ok. Ne vale la pena venire fin qui? Non lo so. Sì, sì, sto facendo un po' di platforming. Ok, ah, yes. Ok, sì, questo è buono. Questa è una cosa molto buona. Ah, però questo qua si disattiva. Amico mio, ci vorrà un altro momento. Allora, ah, però, beh, una fusione fuori controllo sarebbe il caso di affrontarla, Certo. Allora, sono da Subfoca. L'ho trovata perché stavo gironzolando un attimino l'intorno. Vi faccio subitissimo vedere dove l'ho trovata appena la catturo. La registro. Subfoca registrata con gran facilità. Lezioni di nuoto e l'obiettivo sbloccato, ovviamente. Vediamo un po' che ci dice il bestiario. La testa a casco della subfoca non solo le consente di respirare nell'acqua, ma contiene una sacca d'aria che l'aiuta a galleggiare. Molto agile nei laghi e nei mari, è un po' più lenta sulla terraferma. PV max 100, attacco 100, difesa a mischia 125, velocità 50, difesa a distanza 100 e attacco a distanza 125. Nuoto di subfoca, ora per nuotare in acqua. Questa azione consuma vigore. Ma no, non mi dire. Vi faccio vedere dove l'ho trovata in mappa. Eccola qua, io sono qui, in questo quadrante qui. È un po' distante da dove volevo prenderla, ma qui si trova facilissimo. Quindi direi di andare qui come prossimo obiettivo e let's go! Inoltre posso rimasterizzare i fucili Raptor. Let's go! Vediamo un po' che cosa diventa. Questa è una delle due forme che può assumere. Questa è Ingranario. Il corpo dell'ingranario è una struttura costituita da enormi ingranaggi tenuti insieme dalla forza magnetica. L'ingranario fa girare gli ingranaggi per generare energia cinetica, che poi emette dalla bocca sotto forma di potenti attacchi elementali a soffio. Attacco a distanza 170, difesa a distanza 110, PV max 110, attacco in mischia 120, difesa in mischia 170, velocità 120. È un buon mostro. Davvero niente male. Ah, ma c'è un altro succhiaterra prima di arrivare al loro accampamento. La ricchezza interiore non basta, bisogna investire. Compra ora! Una volta era compra oro! E avrebbero fatto bene a comprarlo a tempo addietro, negli anni 80-90. Adesso no, non più. Adesso andrebbe solo bene a rivenderlo. Va bene, si è sconfitta da sola, quindi peggio per lei. Dunque, io per... Mi fai parlare? Questo qui voleva rubarmi l'anima. Ha detto, deposita la tua anima da noi con valuta legale. Ma se la valuta è l'anima, come faccio a... con cosa la baratto? Va bene, sì. Perché... che senso ha se la classe dominante non può stampare quadrilioni di favori dal nulla? Perché se uno stampa più moneta, l'economia va a rotoli, non lo sai? Non vi insegnano economia a scuola? Non dico tanto, un minimo, eh. Infatti perché l'Argentina sta al collasso? Perché hanno stampato troppi soldi. Come potenziali inquilini è nel vostro interesse rimanere in buoni rapporti con l'associazione di succhiaterra. Non volete che vi cacciamo dalle vostre case, vero? Non ce l'ho una casa, è a Nuova Virral, perché... A me sembra una minaccia. Hai ragione, Kaylee, è una minaccia, infatti ti fermeremo. Queste missioni qui si possono fare anche senza Eugene, però per la missione finale ci vuole Eugene, quindi... Armiamoci di pazienza e sconfiggiamo tutti. Qua tanto con la collocazione attacco tutti, attacco non è un problema. Ti prego! E sconfitti anche questi. Facili questi comunque. Hanno solo menato un pochino, poi si sono arresi. Che bisogna fare? Un altro ufficio sgomberato. Grande lavoro di squadra, Link. Loro hanno un materiale fuso. Eccolo qui. Chissà perché hanno tutti quanti questi materiali fusi.
Però sapete cosa? Andiamo a fargli con Eugene i prossimi, dai. Se lo merita Eugene di andare a fare i prossimi succhiaterra. Il prossimo edificio si trova praticamente qua in alto, in mezzo al mare. Allora, vediamo un po' se riesco ad arrivarci senza troppi problemi. Dovrei riuscirci, no? Ora che posso nuotare. Giusto? Ci riesco? Fatica. Allora, potrei arrivare qua facendo una cosa molto carina, eccolo. Let's go! Yes! Questa non credo sia come lo intende il gioco, ma è una delle possibilità. Ok, che troviamo? Legno e collocazione. Vabbè, astro base, per favore. Allora, ora che facciamo? Si fa così. Eccolo! Oh no, c'è la foca. Ok. Oh, non ci credo! Non ci credo! La foca bootleg! Levati! Subfoca vento! Ok, attacchiamo questa! Quella, la prima che se ne dimanda è quella. Toppe! Preso il bootleg! Bootleg vento, eh sì, me lo registra. Qua fare tutti quanti i bootleg è impossibile, quindi è inutile che ci provate. Perché ogni mostro ha tanti bootleg diversi, quindi ora che li finite, troppo ce ne vuole. E possiamo andare dai succhiatier. Oi oi. Se salti una rata del mutuo, congeleremo i tuoi beni. No, non lo fare. Devo buttarmi da qua. Sì, devo fare il butto da qui. Devo fare. Attiviamo questo. Veloce, veloce, veloce. Vai, 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 vai. Ma che cosa vuole quello? Ma perché mi insegui? Mi odi proprio, cacciello? Ah, ma questo non finisce mai? Ah, pensavo che finisse. Entriamo. Hello there. Hello there! Che bel faccione che abbiamo disegnato lì! Chissà cos'è? Se non vi andate immediatamente saremo costretti a sfrattarvi noi stessi. Sì, il senso è quello il vostro lavoro, sfrattarci se non ce ne andiamo, giusto? O ho sbagliato qualcosa io a capire? Non lo so. Vabbè, pure questi qui sono semplicissimi da affrontare. Come tanti altri succhiaterra. Oh, Repolcro! Bello Repolcro! È un bel mostro. Questi li vedremo più avanti quando andremo in altre zone. Praticamente sono gli scacchi, ma non ci sono tutti quanti gli scacchi, se no ha voglia, fa mostri. C'è anche Reginice, e beh, certo. Ah, come ultimo addio quando va KO ci riduce le statistiche e ci induce il sonno anche. Gambetto fallito e se ne va. E beh, quando Gambetto finisce, l'user va KO per forza. Che bisogna fare? Non abbiamo alcuna possibilità. Anche qui materiale fuchsia. E questo bel faccione che cosa rappresenta? Non lo so. Andiamo fuori. Bisognerebbe andare qua ora. Andiamoci. Introvelfo, come lo facciamo diventare più forte? Con Adirampus. L'Adirampus è la forma pienamente matura di Introvelfo. Dopo aver trascorso molti anni a reprimere le proprie emozioni, l'Adirampus è diventato un bruto massiccio con il desiderio di riversare la propria infelicità sugli altri, specialmente durante le feste. È il Grinch. Wow, attacco a distanza 100, difesa a distanza 130, velocità 100, difesa in mischia 160, attacco in mischia 150 e PV max 160. Gambe in spalla e coraggio. Uccello. Zhuangzi, ma che è? Ma è un ninja, ha fatto l'imboscata. Non è. Ah, ma qua c'è la moneta del Ranger, vi ricordate? Tempo fa, la donna di ferro, cioè, vai a recuperare la mia moneta e poi potrai sfidarmi. È una strana moneta d'oro coniata nell'anno 0x7b3 dallo stato del Nevada. Oh.
Comunque, l'importante è che l'abbiamo recuperata. Allora, come ultima cosa, prima di completare davvero tutto, devo prendere questo e portarlo da un'altra parte. Dunque, se non ricordo male, è da ste parti qua. Sì, saliamo, saliamo. No, tu è via, amico mio. Non ti posso affrontare ora. Eccolo qua. E che succederà mai? Eh già, un'altra ferrovia. Noi potremmo essere le prime persone che mettono il piede qui da molto tempo. Già, ma non è il momento. Ci verremo in un altro giorno. Yupi! Perché non ha volato? Ero a corto di... cose, forse? Buttiamoci. Hello, salve! Con un mercato immobiliare regolamentato, Nova Virral registrerebbe una notevole crescita. Non c'è bisogno di opporsi al progresso, invece bisogno c'è! Perché nessuno vuole progredire qui. Livello 41. Mi sa che sono un po' nei guai. Allora, questa è tostarella, amici miei. Quindi, mandiamo K.O. Vampostore. Aia. E pim pum pam, no, tutta la squadra colpisce! Che dolore! Da Eugene. Ok. E allora, ah vabbè dai, vada come vada. Ah, se riuscissi a mandare K.O. proprio una persona e non solo... no. Vabbè, Eugene, c'è per resistere io? No, non ce la fa. Era meglio ricaricarlo. Ingranario e Roboros. Dai che ce la facciamo. Soffio radioattivo mi piace. Pugnalata tossica che è super forte. Potrei avvelenarli con soffio radioattivo? Dai. Ah, ok, danni a contatto perché si è intinto. Vampostore se ne va a quel paese. Let's go. Ma perché è una tema vendicatore? Perché devi rompere le scatole? Ma pure avvelenato! E certo! Non poteva bastare, no? A parte che ho avvelenato anch'io. Let's go! Let's go! Vabbè, qua... quanta roba vuoi! Fa gambetto Reginice, vabbè, se ne va allora da sola? Senza che l'attacco, basta che resisto 3 turni e è fatta. Però le fa male, danni a contatto, vabbè. Però allora... dillo che sei un pezzente. Vabbè, sì, allora. Quanto forte. Quanto forte. E qui ci eravamo arrivati anche l'altra volta. Il problema è che sono fortissimi sti due. Precisione diminuita di entrambi. Però colpo preventivo. Ok, perfetto. Allora, pugnalata tossica sulla regina. No, no. Pugnalata tossica, facciamo squarto errore e a te facciamo carbonella alla regina che può attaccare due volte, però manca a multicolpo, colpo un'altra volta e manca due volte, perfetto, bello, bello. E questo ovviamente colpisce, che male che fa. Vabbè, però ci abbiamo anche la pugnalata oltre al colpo vendicatore.
Fatto niente. Me la sto giocando bene. La prima parte è andata malissimo. La prima parte della lotta è stata davvero tremenda. Allora, lei potrebbe fare però il rituale per tornare in vita ora. Oh, e questo se ne va. Perfetto. Però c'ha... Cosa c'è? Finita. Ma KO. Ma, buono così allora. Top! È fatta allora! Questa era, credo, l'ultima base di Succhiaterra! Che ne diresti di un colloquio con il nostro direttore a quartier generale dell'associazione? Potremmo raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Vi darò le indicazioni per arrivare sul posto. What? I Succhiaterra hanno una base operativa centrale. È la nostra chance per fermarli una volta per tutte. Forse non abbiamo tempo da perdere. Va bene, ci andremo. Magari... non la prossima... Non lo so, forse la prossima volta... È il caso di affrontare già il boss dei Succhiaterra, perché è forte, cioè possiamo immaginare chi ci aspetta lì a braccia aperte. Se questi erano livello 41, il loro capo mi sa che ci darà del gran filo da torcere. Senti, affrontiamo pure questo, non lo so più ragazzi, livello 40, ma perché? Ma perché non mi sto fermo con queste manacce? Beh, che dire, questo episodio termina qui, è stato davvero... pregno di contenuto, ho sconfitto tutti quanti Succhiaterra, manca solo la base operativa che farò nel prossimo episodio, quindi settimana prossima per capirci. Ad ogni modo in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!